Abruzzo, la Sardegna e anche la Basilicata va al centrodestra. Ha vinto Vito Bardi, il candidato proposto da Berlusconi, che si congratula con gli elettori. Finalmente un buon governo e con gli alleati, il grande successo della nostra coalizione. Esulta Salvini, adesso cambiamo l'Europa, male i 5 Stelle. Di Maio replica, parlano di crollo, ma siamo sempre la prima forza politica, nessun riflesso sul governo. Vince ancora il centrodestra in Basilicata, ha superato il 42%. Vito Bardi è il nuovo presidente della regione. Il centrosinistra sconfitto dopo 24 anni si ferma al 33. Crollo dei 5 Stelle, dimezzano i consensi. Silvio Berlusconi è viva, finalmente un buon governo. E Salvini 7-0, ora si cambia l'Europa. Di Maio controcorrente, movimento più forte. Zingaretti, il PD e l'alternativa. Il centrodestra strappa la Basilicata al centro-sinistra, Bardi presidente, Di Maio e Salvini, governo avanti per 4 anni, ancora tanto da realizzare a partire dal taglio dei parlamentari. Basilicata al centrodestra, Bardi presidente con il 42%, dietro il centro-sinistra e i 5 Stelle. Centrodestra, valanga in Basilicata, staccato di 9 punti il centrosinistra che aveva governato la regione per 24 anni. La Lega triplica i voti, i 5 Stelle dimezzano. Il nuovo presidente Vito Bardi, momento storico, ringrazia Berlusconi, Salvini e Meloni. In un anno voti dimezzati per i 5 Stelle. Uccisi io, Campagna e Santoro, presi parte a altre 2 azioni omicide. Per la prima volta interrogato dal PM Alberto Nobili nel carcere di Oristano, Cesare Battisti si è dichiarato colpevole di tutti i reati per i quali fu condannato, compresi il ferimento di 3 persone e decine di rapine. Lo ha rivelato oggi il procuratore capo di Milano, Greco. Non farò i nomi di nessuno, per me era una guerra giusta, ma oggi chiedo scusa ai parenti, ha dichiarato il terrorista. Dure condanne dalla politica. Sconti tutta la pena, scuse fuori tempo massimo. In Basilicata vince il centrodestra, Salvini l'orizzonte di 4 anni per il governo, Di Maio nessun crollo, siamo il primo partito, Zingaretti torna al bipolarismo. Eccoci qui, questi dunque i titoli con cui si apre la settimana, grande enfasi ai risultati delle elezioni in Basilicata e ai possibili contraccolpi sull'esecutivo di questo voto. Ma nel weekend sono arrivati altri verdetti, ne è arrivato uno importante dagli Stati Uniti. Trump è stato scagionato al cosiddetto Russia Gate, dalle collusioni con la Russia per indirizzare il voto delle presidenziali 2016. E questo sì che ne avrà di contraccolpi per le prossime elezioni presidenziali in America, mentre invece rischia di non averne o di averne di segno opposto a quello dei manifestanti, la grande manifestazione appunto che si è svolta sabato a Londra per promuovere la causa di una Gran Bretagna ancora nell'Unione Europea. Di tutto questo parleremo con Lorenzo Castellani, ricercatore di storia e istituzioni politiche all'Università Luis Guido Carli di Roma. Benvenuto Lorenzo. Buonasera, grazie per l'invito. E partiamo come sono partiti quasi tutti i telegiornali, tranne il TG della 7 che ha dato l'apertura al caso Battisti. Le regionali in Basilicata. Ecco, prima di entrare proprio nei dettagli dell'analisi, qual è, a tuo avviso, dal tuo punto di vista di osservatore politico, la cosa più importante che ci dice questo voto? Il risultato più interessante è sicuramente quello della Lega Nord, perché si pone in un percorso di lunga durata scelto da Matteo Salvini di trasformare la Lega da Lega Nord a una Lega nazionale, e quindi la discesa al sud dei leghisti può dirsi compiuta, dato che la Lega è diventato il primo partito della coalizione di centrodestra. Quindi questo è sicuramente il dato più importante, a cui se ne accompagna un altro, che è una caduta del consenso del Movimento 5 Stelle proprio nelle regioni del sud. Era già capitato nelle regionali in Sardegna e in Abruzzo e succede anche in Basilicata, dove invece alle elezioni politiche il Movimento 5 Stelle era andato molto bene. Quindi questo direi sono i due dati principali. Adesso cercheremo di capire cosa ciò implica per il governo e per i destini personali di diversi leader, ma prima guardiamo un altro giro di titoli proprio su questo, sulle regionali in Basilicata, poi torniamo in studio. Sì.
Salvini 7-0 sul PD, Di Maio nella regione siamo il primo partito, Zingaretti noi l'alternativa. Conte, voto regionale non ci condiziona, possiamo rivedere il contratto, no ad una manovra bis. Berlusconi, ora avanti tutta per la nostra grande sfida europea e per fermare il malgoverno dei 5 Stelle. Forza Italia insieme a Fratelli d'Italia rilancia la richiesta alla Lega di rompere l'accordo di governo con i 5 Stelle. Salvini e Di Maio, nessuna ripercussione, avanti altri 4 anni. Zingaretti dal PD, siamo noi l'alternativa a Salvini, ma per le europee dobbiamo rafforzarci. Il Presidente del Consiglio Conte dice il voto in Basilicata non ci condiziona, però tutti a tastare il polso del governo per capire un po' la pressione di questo voto sull'esecutivo, come si scarica. E il governo ne esce più forte, più debole, va avanti, va indietro o rimane fermo? Il governo ne esce asimmetrico, direi. Un componente della coalizione, che è la Lega, ne esce rafforzato. Un componente, il Movimento 5 Stelle, ne esce indebolito. In generale il governo comunque sembra reggere, proprio perché ai voti persi dal Movimento 5 Stelle si sommano invece quelli che crescono della Lega. Inoltre la mancanza di alternative al momento, di possibili combinazioni diverse nell'arco parlamentare rispetto a quella che oggi governa, sembrano essere l'indizio per cui almeno fino al prossimo anno il governo potrebbe continuare. Ciò non toglie che la convivenza tra Movimento 5 Stelle e Lega, proprio per questa differente ripartizione di forze, possa diventare più complessa e quindi il governo lavorare meno efficacemente rispetto a quanto ha fatto i primi mesi. Vediamo un po' di dati relativi a questo voto di domenica. Ecco, il primo è quello naturalmente relativo ai risultati dei candidati alla presidenza della regione. Primo, Vito Bardi del centrodestra, ha preso il 42%. Secondo è arrivato il centrosinistra, che governava ininterrottamente la regione, mi sembra, da 20 anni. Terzo, il Movimento 5 Stelle. Vediamo i dati relativi alle singole forze politiche. Ecco, il Movimento 5 Stelle al 20%, la Lega 19%, lo notavi tu che così tanto a sud la Lega prenda così tanto è un fatto da sottolineare, da tenere presente. Forza Italia 9%, Partito Democratico 8%, era alleato insieme ad una galassia di altre sigle, Fratelli d'Italia 6%. Questi risultati ricordano molto da vicino quelli di Abruzzo prima e di Sardegna dopo. Volevo chiederti, 3 prove fanno un indizio, non è che il reale peso del Movimento 5 Stelle è quello che abbiamo visto in queste elezioni, sia pure regionali, intorno al 20%, e che invece la congiuntura astrale, per usare il termine finito nelle intercettazioni telefoniche a margine del caso Roma, sia proprio il voto del 4 marzo, cioè l'exploit forse irripetibile per il movimento sia quello, 33% e oltre di voti? Sì, 2 rilievi. Il primo è che sicuramente il voto del 4 marzo 2018 è stato eccezionale nei risultati per il Movimento 5 Stelle e credo che sia molto difficile per il Movimento raggiungere percentuali così alte in futuro. La seconda però riguarda l'elettorato del Movimento 5 Stelle. Tradizionalmente i 5 Stelle vanno meno bene nelle competizioni locali e regionali, mentre tendono a intercettare un maggiore consenso perché è legato maggiormente al voto di opinione nelle competizioni nazionali, quindi nelle elezioni politiche. Quindi questo potrebbe essere un indizio che probabilmente la forza del Movimento 5 Stelle oggi si pone a metà tra il risultato eccezionale del 33% del 2018 e magari i risultati sotto al 20% ottenuti nelle elezioni regionali. Quindi realisticamente potremmo essere a metà strada tra questi 2 punti. Ecco, ma questi voti che il Movimento 5 Stelle sta perdendo, ribadiamo, sta perdendo rispetto al 4 marzo, dove vanno? Sembrano andare da Salvini, perché molti parlano, ipotizzano delle coincidenze, delle possibili alleanze diverse, per esempio PD, Movimento 5 Stelle, però i flussi ci dicono che questi voti vanno da Salvini. Allora la domanda è,
ma questa politica, diciamo così, dei due forni, a due livelli da parte di Salvini, che a livello nazionale è alleato col Movimento 5 Stelle e a livello locale è alleato con le altre forze del centrodestra, Berlusconi e Meloni, quanto ancora potrà andare avanti? Innanzitutto dobbiamo dire che Matteo Salvini ha giocato in modo molto abile con le alleanze, perché è riuscito a guadagnare dall'una e dall'altra. Come si notava, in parte i voti in uscita del Movimento 5 Stelle, cioè dei delusi, soprattutto nel Sud Italia, stanno convergendo sulla Lega, quindi una parte del governo viene premiata e un'altra viene sanzionata. Dall'altro lato la Lega è diventato il primo partito della coalizione di centrodestra e quindi vince elezioni regionali grazie ad altri alleati, cioè Berlusconi e Giorgia Meloni. Questa situazione potrà durare fino a quando Salvini o il Movimento 5 Stelle decideranno di farla finire. Sicuramente l'indebolimento del Movimento 5 Stelle rende meno probabile un voto nell'immediato, perché nessuno vuole votare nel momento in cui i risultati sono in decrescita, e Salvini in questo momento non ha grossi incentivi ad andare al voto per due motivi essenziali. Il primo è che al governo sta guadagnando comodamente sui suoi alleati, che sono anche i suoi principali avversari nell'arena politica. E il secondo motivo è che ancora una volta i suoi alleati di centrodestra continuano ad essere a disposizione a livello locale, a fare anche qui un'opposizione asimmetrica, cioè nei confronti dei 5 Stelle molto forte e più blanda nei confronti della Lega. Ha tutto da guadagnare da questo scenario Salvini, che al governo sta meglio con Di Maio e sembra che non abbia intenzioni di cambiare schema per ora. Parliamo del PD, perché forse ecco, si era visto un PD rinvigorito dalla nomina di Zingaretti, dalle primarie. Ecco, le urne forse non dicono questo e soprattutto forse non lo dicono l'aria ancora che si respira all'interno del PD di diatribe e conflitti interni. Sì, al momento l'effetto Zingaretti, che era stato un po' evocato sui media, non sembra esserci stato. È interessante notare anche qui la trasformazione del centrosinistra. Noi siamo stati abituati a pensare a un centrosinistra egemonizzato dal PD o a PD anche come partito unico del centrosinistra. Questo era il progetto di Veltroni, è stato poi il progetto di Renzi. Due progetti che sono falliti negli ultimi 10 anni, Renzi appunto più recentemente, e quindi il centrosinistra oggi sembra più simile a un arcipelago. Vedremo all'interno di questo arcipelago l'isola più grande, cioè il Partito Democratico, quanto effettivamente peserà in futuro. Se guardiamo alle competizioni locali e regionali, sicuramente il Partito Democratico sta pesando molto meno di un tempo, mentre è molto più sostenuto nei suoi risultati dalle liste civiche o dalle liste di leader o sindaci locali. Quindi anche qui c'è una trasformazione in corso e vedremo a che cosa porterà. Certo, è difficile ad oggi immaginare un centrosinistra che possa superare un terzo dei voti, quindi il 33% indicativamente. Un po' l'idea della piazza grande, quella di Zingaretti, allargare il campo. Adesso vediamo le altre notizie importanti di oggi e poi cerchiamo di capire che sta succedendo con Trump e, questo è un po' più difficile, che sta succedendo a Londra. Gli altri titoli. Napoli, un'anziana trovata senza vita sul letto, imbavagliata e legata a polsi e caviglie. A lanciare l'allarme il marito e uno dei suoi 4 figli. La casa a soqquadro e nessun segno di effrazione. Forse la 76enne ha aperto il suo assassino. Si segue la pista del furto finito male. Indagano i carabinieri. Condannato all'ergastolo Igor, il russo, per 2 omicidi compiuti in Italia, impassibile Norbert Fehr, ha ascoltato la sentenza in collegamento dal carcere di Saragozza in Spagna. Raid dell'aviazione israeliana su obiettivi terroristici nella striscia di Gaza in risposta ai razzi lanciati dai palestinesi che hanno provocato 7 feriti a nord di Tel Aviv. Trump riconosce la sovranità di Israele sulle alture del Golan. Netanyahu, gesto di giustizia storica. Brexit sempre più nel caos. Theresa May ha ammesso che in Parlamento al momento non c'è una maggioranza a favore di un accordo con Bruxelles sull'uscita. Il voto slitta forse a giovedì. La Premier, intervenendo alla Camera dei Comuni, ha escluso sia un secondo referendum sia le sue dimissioni. L'Unione Europea intanto, nonostante l'estensione della scadenza al 12 aprile, si prepara a un'uscita del Regno Unito senza accordo.
Cominciamo proprio dalla Brexit, visto che il TG della 7 ci offre quest'assist. Sabato scorso si è svolta a Londra una manifestazione imponente nei numeri, nei colori, nella partecipazione pro-Remain, diciamo, per patrocinare la causa di una Gran Bretagna ancora nell'Unione Europea. È stata data grande enfasi, direi anche con partecipazione emotiva da parte delle testate che l'hanno raccontata, perché questo è quello che forse molti, la maggior parte forse si auspicano, però forse dobbiamo dire che la realtà sta andando da un'altra parte, che probabilmente non ci sarà mai un secondo referendum, e anzi, come abbiamo visto anche dal titolo della 7, forse andiamo verso quell'hard Brexit, la soluzione più drastica. Sì, senza dubbio è difficile che ci sia un secondo referendum, anche perché le regole consuetudinarie delle istituzioni britanniche prevedono che questo processo di uscita dall'Unione Europea del Regno Unito sia gestito a livello parlamentare, quindi dal Parlamento di Westminster, e non dobbiamo dimenticare che una componente essenzialmente maggioritaria del partito di governo, che è il Partito Conservatore, è essenzialmente a favore dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Benché ci siano forti divisioni anche all'interno del partito di governo, non a caso il primo ministro Theresa May, questo pochi lo ricordano, fece una campagna elettorale proprio affinché il Regno Unito rimanesse nell'Unione Europea, quindi a favore del Remain. Chiaramente la democrazia parlamentare è un gioco inevitabilmente molto complesso, e oggi ci troviamo in una situazione per cui il Parlamento dovrà decidere se uscire, come uscire e quando uscire, cioè se chiedere un rinvio anche di 2 settimane sostanzialmente prima di prendere una decisione finale. Non è detto che si trovi un accordo sull'uscita del Regno Unito in modo ordinato dall'Unione Europea. Anche su Trump forse raccontiamo e ci raccontiamo una storia un po' diversa. Molti Trump non piace, anche a me per quello che può valere, non è proprio il massimo Trump, però quello che è successo nel weekend, appunto il fatto che sia stato scagionata, sia stata levata quest'ombra di Russia Gate, di un'intesa, di una collusione con i russi per le presidenziali del 2016, con occhio da osservatori sgombra la strada proprio allo stesso Trump per la corsa alle presidenziali 2020, perché l'economia va bene negli Stati Uniti, e per Trump temeva proprio questa incognita più di ogni altra cosa. Sì, prima di tutto dobbiamo considerare che Donald Trump, prima che un presidente, è un personaggio, ed è un personaggio molto americano, con uno stile tutto suo, e quindi anche difficile da comprendere molto spesso per noi europei, e anche ovviamente empatizzare con il presidente. Però i fatti danno per lo più ragione a Trump, almeno fino ad oggi. È stato scagionato dalle accuse di collusione con i russi, come appunto si diceva, e soprattutto è riuscito ad attuare delle riforme, delle manovre economiche che oggi permettono al paese di crescere più rapidamente rispetto a prima, e con un riassorbimento della disoccupazione, quindi il numero degli occupati negli Stati Uniti è molto alto. Quindi per fare un confronto con la Brexit, mentre la Brexit è un procedimento molto complesso gestito dalle istituzioni, quindi con numerose incognite, il caso di Trump sembra essere più limpido, un personaggio controverso, accentratore, che però per queste caratteristiche, forse anche proprio per queste caratteristiche, riesce ad avere almeno al momento successo nella sua azione politica. Adesso con il selfie di Augusto Cantelmi voliamo a 20 anni fa. C'è stato un anniversario di cui non si è parlato molto, la guerra in Kosovo. Augusto Cantelmi ne ha parlato con l'allora presidente del Consiglio italiano Massimo D'Alema. Sentiamo che ci dice in proposito. On March 24, 1999, Western nations carried out their threat against Serbia and began the biggest military conflict on Serbian soil since World War II. Kosovo 20 anni dopo, una guerra dimenticata? Non bisogna dimenticare il senso di un impegno del nostro paese che fu molto sofferto, ma alla fine ha contribuito a porre fine ad una guerra. Era la guerra che le forze
l'esercito serbo, i gruppi paramilitari conducevano contro la popolazione del Kosovo. Sempre difficile decidere intervento militare, è una scelta difficile. Fu una scelta difficile, ma che io penso che fosse inevitabile e giusta. Alla fine il nostro paese ne uscì con molta dignità e anche direi con un ruolo internazionale rafforzato. Trattava di salvare la vita di migliaia e migliaia di civili, quindi aveva un senso. Penso che chiunque operi secondo coscienza l'avrebbe compiuto. La sinistra non l'ha perdonato? Non so cosa intende lei per sinistra, diciamo. Tantissimi cittadini di sinistra hanno condiviso quella scelta, poi una frangia no, questo è la democrazia, è il bello della democrazia. 20 anni fa, ma sembra un secolo fa, D'Alema presidente del Consiglio, ecco, secondo molti osservatori quel governo nacque proprio in virtù della nostra appartenenza atlantica, proprio perché quel governo doveva appunto partecipare all'intervento umanitario, come fu poi chiamato, in Kosovo. Quello che mi viene da chiederti per attualizzare il discorso è se la nostra appartenenza atlantica oggi potrebbe condizionare la vita di questo governo. Difficile dire se possa condizionare la sopravvivenza o meno, sicuramente può condizionare le scelte. Gli Stati Uniti e il Patto Atlantico restano sicuramente il polo fondamentale che guida la bussola della nostra politica estera, per cui anche per questo bisognerebbe prestare attenzione a quali tipi di relazioni e di giochi geopolitici si intavolano con gli avversari di questo patto atlantico. Ogni riferimento alla Cina è puramente voluto. A volte l'impressione voluto. È che chi ci governa, preso dalla novità, dall'euforia di nuove relazioni internazionali, dimentichi invece coloro a cui dobbiamo gran parte della nostra pace e del nostro sviluppo nel secondo dopoguerra. Grazie a Lorenzo Castellani per essere stato grazie con noi questa sera, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Il nostro Dulcis in fundo è per ricordare il compleanno di una rockstar, sì, anche le rockstar invecchiano, Steve Tyler, leader, frontman degli Aerosmith, domani fa gli anni, lo ricordiamo con un suo brano di battaglia che ha fatto anche la colonna sonora a un film molto di cassetta, dove recitava peraltro la sua figlia, la bellissima Liv Tyler. State a guardare il nostro Dulcis in fundo, se volete ci ritroviamo domani. Ciao.